Diversi gli incendi anche questo giovedì in Calabria, nel Catanzarese. I pompieri sono stati impegnati nel quartiere Siano del capoluogo, nei pressi del carcere, dove è intervenuta una squadra boschiva. Incendi sono stati segnalati anche fra Caminia e Pietragrande, zone balneari fra il capoluogo e Soverato e a Chiaravalle, dove è in fiamme un bosco. Almeno una decina i roghi che hanno impegnato i vigili del fuoco in provincia di Cosenza. Incendi di una certa rilevanza si sono sviluppati a Luzzi, ad Albidona, Rossano, Tortora e San Fili. Non ci sarebbero stati comunque pericoli per abitazioni. In azione, oltre ai vigili del fuoco, anche alcuni aerei ed elicotteri antincendio, insieme a squadre coordinate dalla Protezione Civile regionale. Il presidente della provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, ha coordinato una riunione tecnico-operativa con le forze dell'ordine al fine di prevenire eventuali incendi all'interno del Parco della Biodiversità Mediterranea e nel Parco Ippico Valle dei Mulini, nel capoluogo calabrese. Dopo l'imponente incendio di martedì scorso, spiega una nota della provincia, quando le fiamme si sono propagate da tre diversi focolai, dalla parte sud della vegetazione che costeggia la Valle dei Mulini, l'amministrazione provinciale di Catanzaro punta ad un'efficiente opera di prevenzione per scongiurare il ripetersi di drammatici momenti di pericolo e tensione vissuti. Bruno, i dirigenti e i rappresentanti delle forze dell'ordine hanno condiviso la necessità di predisporre un articolato piano di prevenzione e vigilanza che possa consentire di monitorare 24 ore su 24 la situazione all'interno delle aree più a rischio ed intervenire prontamente in caso di altri incendi. Dal 20 luglio i comuni calabresi potranno presentare le domande per ottenere finanziamenti per gli interventi di efficientamento energetico delle reti di illuminazione pubblica. Ben 35 milioni di euro, questo è il budget stanziato, che consentiranno alle amministrazioni comunali di finanziare interventi riguardanti il risparmio energetico, l'adeguamento tecnologico, la telegestione e anche il supporto per l'erogazione di servizi orientati alle smart city, come ad esempio il controllo del traffico, il meteo, il monitoraggio dell'inquinamento. Denari che saranno utilizzati dalle amministrazioni per migliorare l'illuminazione pubblica, ma che nel concreto consentiranno la riduzione dei carichi energetici con ricadute positive sull'ambiente e sui costi sostenuti dagli enti locali. La depurazione in Calabria è ancora ferma al palo. La situazione critica è in particolare alle foci di fiumi, canali e torrenti lungo la costa calabra. 9 punti su 24 presentano cariche batteriche elevate. Solo in questa regione c'è il 15% degli agglomerati urbani italiani finiti sotto accusa da parte dell'UE. Rifiuti in spiagge e poche informazioni ai bagnanti. Tra i rifiuti trovati, la plastica la fa da padrona, censita nel 90% dei punti campionati. E questo è il bilancio del monitoraggio svolto lungo le coste calabresi di Goletta Verde, presentato questa mattina in conferenza stampa a Catanzaro. Che è un fenomeno pericoloso perché le plastiche galleggianti, marine litter, si deteriorano con il tempo e formano delle piccole microplastiche che sfuggono all'occhio dell'uomo, ma che non sfuggono ai pesci, che vengono scambiate per plancton. Questo vuol dire, tanti studi lo dimostrano, che la plastica finisce nella nostra catena alimentare. Abbiamo tantissimi depuratori esistenti in Calabria, fermi, messi con i cancelli chiusi e senza energia elettrica. Allora, cominciamo a far funzionare questi impianti. Ad esempio, nella zona di Pizzo c'è un impianto di Carcarella che potrebbe essere messo in funzione e tutta quell'area potrebbe essere depurata nell'arco di mesi, non di anni. Dobbiamo anche creare un sistema di premialità per i comuni che invece e per le imprese che invece fanno bene il loro lavoro, perché diciamo, questa è una condizione che incentiva le amministrazioni comunali e incentiva anche le imprese ad operare bene nel territorio. Una parte importante di patologie oggi è legata al disastro ambientale. Se pensiamo alle patologie respiratorie dei neonati, alle patologie dermatologiche, per non finire a quelle respiratorie gravi,
svolge un'azione di prevenzione, rientra nei compiti dei medici, è un sindacato che è al passo con i tempi. Da questo punto di vista, secondo me, ha fatto bene a svolgere un'azione insieme a un'associazione ambientalista per svolgere questa azione di prevenzione. Ovviamente l'apporto scientifico che dà l'associazione scientifica, la Cimefac e lo SMI è importante ed è fondamentale. Legambiente dà un input ai sindaci per dire che laddove ci sono delle depurazioni che non funzionano dovrebbero attivarsi affinché questo non si realizzi più. Mi auguro e ci auguriamo, come ti auguri tu ovviamente tutte le volte che noi ci vediamo, questo è l'augurio che noi ci poniamo, che questo ci sia d'aiuto e che posta una premessa di questo genere ci sia davvero un risultato importante. Francesco Berna è stato riconfermato alla guida di ANCE Calabria per il triennio 2017-2020. Lo ha deciso il Consiglio Generale dei Costruttori Edili Calabresi, composto dalle delegazioni provinciali e dai presidenti delle 5 associazioni territoriali, nel corso della riunione tenutasi a Catanzaro. Berna si è detto davvero onorato di poter continuare a svolgere questo incarico, ringraziando i colleghi per la stima e la fiducia. Considero questo risultato, ha poi aggiunto Berna, come un punto di partenza e di rilancio di una seconda fase di attività programmatica della nostra associazione. Un incendio ha distrutto un centro scommesse a Crotone. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta nella centralissima via Torino, dietro al palazzo comunale, per un'esplosione seguita dall'incendio del locale adibito a centro scommesse Replatz. La squadra intervenuta ha immediatamente provveduto a spegnere il fuoco che si era sviluppato nel locale, che è stato completamente avvolto dalle fiamme. Una forte esplosione aveva divelto la serranda del locale. L'immediato intervento dei vigili ha evitato che le fiamme si propagassero al resto dell'edificio. I pompieri hanno trovato una bottiglia di liquido infiammabile sul retro del palazzo, dove c'era una finestra che accedeva alla parte posteriore dell'esercizio commerciale, per cui l'incendio si presume di natura dolosa. Nessuna certezza sulla matrice dolosa per l'incendio che mercoledì sera, intorno alle 21, ha distrutto il Lido Ristorante Ionio, situato sul lungomare di Catanzaro, in località Giovino. Al momento i carabinieri che conducono le indagini e i vigili del fuoco intervenuti per domare il rogo non hanno riscontrato elementi che possano fare propendere per un incendio di natura dolosa. Un'ipotesi esclusa anche rispetto alla dinamica del fatto, l'incendio si è infatti sviluppato intorno alle 21, mentre nel locale c'erano alcuni ospiti ed era in corso un intrattenimento musicale, una condizione che sembra escludere un intervento doloso, facendo propendere per un errore umano o un cortocircuito. Le fiamme, comunque, hanno avvolto in poco tempo la struttura in legno, ma nessuno è rimasto ferito. Sorpreso in flagranza di reato mentre con un'accendina appiccava il fuoco ad alcune sterpaglie, è successo a Rosarno, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo, Giovanni De Leo, 51 anni. Tutto è avvenuto su un terreno comunale lungo la strada statale 18. I militari, che erano intenti a svolgere un posto di controllo in una delle arterie stradali più trafficate della piana di Gioia Tauro, sono stati attirati da una colonna di fumo nero proveniente da un terreno posto nelle vicinanze. Giunti sul posto, i carabinieri hanno sorpreso l'uomo con in mano un accendino con il quale aveva appiccato del fuoco, approfittando della presenza di sterpaglie e rifiuti vari. Colto in flagranza, si è dato alla fuga ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento a piedi. L'arrestato, espletate le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. 2 milioni di euro, a tanto ammonta il valore dei beni sequestrati stamane dalla Guardia di Finanza di Lamezia Terme ai danni di Giorgio Galliano, considerato un elemento di spicco dell'andrangheta lamettina. Le fiamme gialle hanno posto i sigilli a 5 appartamenti, di cui uno in Piemonte, fabbricati, terreni, 5 aziende, 4 polizze vita, cassette di sicurezza e disponibilità finanziarie in vari istituti di credito. Un patrimonio ingente accumulato nonostante l'evidente sproporzione con i redditi dichiarati. Secondo le indagini dei finanzieri, Galliano da circa un ventennio milita tra le fila delle cosche dell'andrangheta di Lamezia Terme. Prima avrebbe fatto parte del clan Torcasio fino al 2004, anno in cui, a seguito di un attentato ai suoi danni, messo a segno dalla stessa cosca,
sarebbe passato ai rivali Giampà. Per l'uomo è stata richiesta ed ottenuta anche l'applicazione della sorveglianza speciale, con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di 5 anni. Un uomo è morto a Guardia Piemontese mentre faceva il bagno nei pressi dello scoglio della Regina. Si tratta di un 59enne originario di Fagnano Castello. Alcuni bagnanti hanno notato il suo corpo galleggiare e hanno avvisato i bagnini del Lido. Purtroppo per l'anziano, probabilmente colto da un malore, non c'è stato nulla da fare. Sul posto era anche giunto inutilmente l'elisoccorso. Sono intervenuti anche i carabinieri. Il prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, ha sospeso il Consiglio Comunale di San Pietro di Caridà a seguito delle dimissioni contestuali da parte di 6 consiglieri comunali su 10 che compongono il consesso. Il Consiglio era stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 con l'elezione del sindaco Mario Masso. Per assicurare la gestione provvisoria dell'ente è stato nominato il commissario prefettizio nella persona di Massimiliano Pensabene, funzionario economico-finanziario in servizio nella prefettura di Reggio, al quale sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco. Bregovic diceva: la paura per gli immigrati è una paura antistorica. Sì, perché la nostra civilizzazione è la civilizzazione degli emigrati. Se non in storia, se italiani non ci muovevano, se non so, tedeschi non ci muovevano, se arabi non ci muovevano, noi saremmo ancora sugli alberi mangiando le banane. Allora è una cosa antistorica. Loro portano qualcosa per noi, penso. Come è cambiata la sua Sarajevo negli ultimi anni? Per una piccola città come Sarajevo hanno riuscito di difendere un po' di questa infrastruttura culturale, anche se la guerra era così difficile. Però penso che, come tutti gli altri, cattolici, ortodossi e musulmani, sono orientati troppo verso la religione, che, però forse dopo una guerra così è normale. Come vede la convivenza tra i popoli nel futuro? Allora, vuol dire che dobbiamo imparare noi da soli come vivere insieme. Allora, vivere con i gitani, con i neri, con i musulmani, con gli ebrei, ci vuole imparare. Goran Bregovic, grande attenzione alle minoranze, richiamava l'attenzione proprio su questo tema. Grandissimo spettacolo con musiche che sono un mix tra appunto la musica zigana, pieno di influenze balcaniche, rock e jazz. Quindi Bregovic contemporaneamente è un emblema della multiculturalità, quindi è una presenza culturale importante nel nostro cartellone. E infatti egli è bosniaco, sposato con una musulmana e da sempre appunto ha iniziato a suonare con i gitani e poi ha portato questa tradizione appunto della musica balcanica, mixandola con tutti gli altri generi musicali e anche le musiche popolari degli altri paesi, e creando così questo mix unico che lo rende uno degli artisti più interessanti e più affascinanti a livello internazionale. Quando Rosa torna dal villaggio, sola sola in vesta in volto. Con il concerto del trio composto da Ciccio De Rose, dal mezzosoprano Sabrina De Rose e dalla pianista Annalisa D'Astoli, la Fondazione Carica l'ha concluso nel Parco degli Enotri di Mendicino le attività collaterali dell'anno 2016-2017 del Premio per la Cultura Mediterranea. Il concerto, dal titolo Era de Maggio, canzoni tra due guerre, è stato un viaggio nella memoria storica del nostro paese attraverso poesie e brevi racconti accompagnati da brani della tradizione musicale italiana. Questa sera è l'incontro della musica con la poesia cantata o la poesia recitata, ed è in linea con la cultura del Mediterraneo, perché tutto sommato il connubio tra la parola e la musica è nata nell'antica Grecia. La lirica, che è la più alta espressione della poesia, è chiamata così perché era una poesia accompagnata dal suono della lira e quindi di questo strumento antico. Poi c'è un'altra ragione che ci spinge
in qualche modo ad organizzare questi incontri sulla poesia e sull'arte in genere. Ci spinge a farlo l'idea che proprio attraverso la poesia si coltivano i sentimenti che oggi sono in crisi. E partivano i nostri soldatini, andando all'assalto dei tiratori austriaci che sparavano con i loro Tapum, i fucili Mannlicher 95. Dopo una breve pausa estiva, la Fondazione Caricall riprenderà le attività di programmazione culturale e la preparazione della nuova edizione del Premio per la Cultura Mediterranea, già fissata per il prossimo 6 ottobre. No, lasciar perdere no, perché sarebbe stato un patrimonio che Isola disperdeva, e in questo momento una quarta serie, la serie D, era un atto importante e doveroso da dover mandare avanti, anche come segno verso coloro che vogliono vedere solo il bicchiere mezzo vuoto o vedere anche le negatività di questo territorio. Oggi ci hanno messo la faccia imprenditori e professionisti su mia richiesta, oltre che noi come amministratori sul piano personale e come giunta comunale. Su questo ci deve mettere oggi invece l'impegno la città di Isola di Capo Rizzuto e farsi sentire, altrimenti poi è troppo bello dire dovrebbe farlo quello, doveva farlo quell'altro. Noi abbiamo messo un punto, l'Isola partecipa al campionato di Serie D e lo fa a testa alta. Toccherà agli altri mandare avanti questa volontà per garantire i 51 anni di storia della matricola sportiva. Non si nasconde di alcune difficoltà, perché diciamo che il sindaco ci ha un po' ingaggiato vista la problematica della squadra, e quindi abbiamo partorito la vicenda in pochi giorni, quindi effettivamente ci sono un po' di difficoltà, ma comunque non rilevanti dal punto di vista economico e dal punto di vista per quanto riguarda lo staff tecnico. Ci stiamo pure lavorando, stiamo cercando di mettere tutto nel più breve tempo possibile, di mettere giù una squadra, una società a tutti gli effetti per quanto riguarda il campionato di Serie D. Sì, diciamo che mi è stata chiesta una mano d'aiuto, io naturalmente sono arrivato giustamente forte del fatto di essere già stato qui, di conoscere un pochettino l'ambiente e dico la verità di essermi trovato bene in quei 5 mesi trascorsi qualche campionato fa. Quindi adesso si riparte, si azzera tutto, ci sarà da lavorare tantissimo, ma non è questo che ci fa paura, anche perché forte di una società giovane che ha tanta voglia e determinazione, quindi io cercherò assieme a loro di rimettere un pochettino a ricostruire questa società, a disputare un campionato importante, perché l'interregionale, che se ne dica, è un campionato importante. Mirarchi, ogni anno ci ritroviamo qui a presentare la tappa, ma soprattutto ad evidenziare l'aspetto, oltre che sportivo, quello turistico, il cosiddetto indotto, che è connesso a tale appuntamento sportivo. Ancora una volta, certo, dici bene, turismo e sport è un binomio che per la nostra terra deve per forza di cose camminare di pari passo, credo che sia una risorsa importante, e ancora una volta per il sesto anno siamo riusciti ad avere la tappa qui in Calabria, a Catanzaro in particolare, quindi un ringraziamento alla struttura del Dipartimento e al suo coordinatore Minetti, alla Lega Nazionale Dilettanti, al suo presidente Sibilia e ovviamente al promoter locale, a Mimmo Staffa, che con sacrificio, passione e entusiasmo ci ripropone e dà l'opportunità alla nostra terra di affrontare questo momento, che è un momento gioioso, giocoso, divertente. È una tappa che si rinnova e che ancora una volta mette in evidenza la capacità della città di Catanzaro di ospitare delle iniziative di grande valore dal punto di vista sportivo, ma anche che hanno delle ricadute importanti dal punto di vista turistico. Questa è una location sicuramente fantastica, che non ha nulla da invidiare alle più importanti località nelle quali si disputano le altre tappe di beach soccer a
livello nazionale e soprattutto è un momento che consente alla città di Catanzaro di entrare in un circuito, in un network dal punto di vista del turismo sportivo di primissimo ordine. Credo che le squadre del sud sono molto agguerrite in questo momento, hanno fatto un buon campionato, certo è un girone abbastanza difficile, ma credo che le squadre del sud faranno di tutto per il meglio, si qualificherà perché sono squadre leali, squadre pulite. Parte questa tappa calabrese, chiaramente l'ecosystem Catanzaro farà di tutto per sperare in una difficile oggettivamente qualificazione. Sicuramente è molto difficile, ma noi non lasceremo nulla intentato, ci proveremo con tutte le nostre forze. Siamo consapevoli che incontriamo tre grosse squadre, ma ce la metteremo tutta per dare delle soddisfazioni sia alla società che al pubblico che verrà sicuramente a sostenerlo. Davide Muraca, serve una grande impresa per Lamezia, siete attestati a 3 punti. Provate a sfruttare questa tappa calabrese, non sarà semplice. Non sarà semplice perché abbiamo il derby e Canalicchio, che è una squadra molto forte composta da stranieri, una squadra che è già qualificata. Diciamo che la prima partita sulla carta è abbordabile con l'Icata, che dovremmo far nostra sulla carta, e diciamo che con questi 3 punti a 6, a meno che il Barletta non compia qualche miracolo, con questi 3 punti dovremmo essere salvi. Per la qualificazione diciamo che le possibilità sono quasi allo zero.